Professor Marco Bevilacqua da Genova, dentista per il progetto Columbus Bridge, il ponte di Colombo, qui all'Aquila, in una piccola tappa ma importante del suo tour in giro per l'Italia. Sì, buonasera a tutti. Io sono appunto il dottor Marco Bevilacqua, arrivo da Genova, dove con alcuni colleghi, il professor Pera e il Tortealdo, stiamo portando in giro per l'Italia questo progetto di divulgazione del Columbus Bridge Protocol. Columbus Bridge che cos'è? È una tecnica odontoiatrica che utilizza impianti dentari per riabilitare, quindi ripristinare la funzione e l'estetica di una bocca mutilata. E l'innovazione di questa tecnica è quello di consentire al paziente di ritornare alla propria attività lavorativa, alle proprie mansioni, nel giro di 24-48 ore. Quindi al giorno d'oggi è possibile ritornare a sorridere, a masticare, anche quando non si hanno più denti, attraverso l'utilizzo di impianti dentari, e questo può essere fatto con estrema predicibilità nel giro di un giorno o due. Come mai la scelta di passare nello studio del dottor Barrucci, che qui all'Aquila è uno studio tra i migliori ma anche in Abruzzo? Beh, diciamo che al giorno d'oggi ormai l'Aquila è un luogo strategico al centro Italia, quindi diciamo che è un ottimo connubio fra il nord-sud e est-ovest. Quindi per me, poi, che appunto frequento Genova ma sono di origine montana, io arrivo dalle Alpi Marittime che sono al confine fra Piemonte e Francia, per me è un po' come essere oggi a casa. Quando ho visto la neve mi sono trovato subito a casa, quindi spero che anche in Abruzzo questa tecnica possa trovare molto successo nei miei colleghi, ma soprattutto che possa restituire il sorriso anche a persone che magari da un po' di anni non sorridono più tanto volentieri. Andrea Marchetti di Biomed 3, qui all'Aquila per un progetto molto molto importante, innovativo, nello studio del dottor Barrucci. Columbus Bridge, ci dà il suo parere perché ha scelto di appoggiare questo progetto molto importante? L'ho scelto perché inizia ad avere una grossa risonanza a livello italiano e non solo, anche a livello europeo. E, ma io diciamo sono un agente di commercio, seguo appunto la zona dell'Aquila e provincia, e anzi ringrazio il dottor Parrucci per aver citato la disponibilità di questa saletta, e il dottor Bevilacqua, perché sarà lui comunque il portavoce di questo tipo di protocollo. E il mio compito è stato semplicemente reperire dei clinici di buon livello interessati a poter scoprire e poter quindi magari portare avanti in futuro nel loro studio questo tipo di metodica, questo tipo di protocollo. È stato difficile trovare dei professionisti in grado di capire questo progetto? C'è voluto del lavoro, però non solo con il mio parlare, ma anche perché ormai se ne sente parlare sempre di più proprio a livello nazionale, questo tipo di protocollo sta incuriosendo, quindi no, non c'è voluto molto, nel senso chi magari pratica un certo tipo di chirurgia orale e quindi di implantologia non ha avuto difficoltà nel capire quali potessero essere le potenzialità di questo protocollo. Stiamo a vedere come evolverà la serata e come verrà recepita. Dottor Fiorenzo Di Gianfilippo, siamo negli studi di Medical Servizi. Oggi qui all'Aquila c'è un convegno molto importante, il Columbus Bridge. Di che cosa si occupa e perché la scelta di ospitarlo qui negli studi di Medical Servizi? Beh, questo convegno va in linea con la logica di questo studio, che è stato creato e nato per portare alla città uno studio innovativo con le tecnologie più innovative che oggi esistono in commercio, e con lo scopo di oltre di portare un tipo di professione pratica, anche un tipo di professione che va a spaziare nella cultura, e con la possibilità di entrare anche in altri campi medici, così come è stato concepito questo studio. Noi crediamo che il futuro della città, la rinascita della città, sia legata anche a questi eventi. Faremo
di tutto perché questi siano sempre di maggiore interesse, e questo studio è nato ed è sorto e si spera che continuerà a vivere per questo motivo. Che cos'è il Columbus Bridge a questo punto? Ce ne parla il dottor Barrucci. È una metodica innovativa che permette con l'utilizzo di un numero di impianti ridotti, o meglio crea la possibilità per con un utilizzo di impianti di un numero di impianti ridotti di poter diciamo fare dei lavori di protesi fissa laddove la richiesta dell'osso non è perfettamente idonea in linea con le metodiche standard. Quindi si parla di innovazione oggi qui negli studi di Medical Servizi, è un progetto innovativo, si può dire tranquillamente? Diciamo che è un progetto abbastanza innovativo che riprende metodiche già utilizzate da pochissimo tempo e diciamo sono nuove frontiere per quanto riguarda il campo dell'implantologia.